Restando all'interno della unit 3, arriviamo alla seconda nota della scala diatonica maggiore, che è Re, e la applichiamo forzatamente come top note sul giro di accordi Do, La minore, Fa, Sol, come accade nella figura 3-5. Vediamo quali sono gli aspetti che andiamo a toccare. Allora, l'aspetto estetico è lo stesso suono, con tanto tanto effetto. Ok? Siamo in mono, ricordati sempre il discorso che il suono cerchiamo di farlo bello a prescindere che sia stereo o mono, che è un suono brutto mono, fatto stereo, è un suono brutto e stereo. E, vedi che abbiamo invece come aspetto ritmico, ci spostiamo con una sincope, quindi abbiamo ta 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 ta
due misure, quindi sono le prime due misure che ritmicamente si ripetono sulla 3 e sulla 4, anche se dal punto di vista armonico cambiano. E ho cercato di togliere le terze, ne abbiamo già parlato, piano piano andremo avanti e scoprirai che la terza, soprattutto quando è in posizione fondamentale, soprattutto quando è stretta vicino alla fondamentale, fa diventare il suono un pochino più piccolo. L'abbiamo ascoltata quando ti ho mostrato la differenza tra i quattro aspetti e come uno influenzi l'altro. E quindi qui proprio le terze sono andato a toglierlo, tant'è che il do a do sol re, quindi prima, quinta e nona, il la a la sol re, il sol è mantenuto in comune dal do, è la settima minore di la, e anche in questo caso non abbiamo la terza, anche se sul il discorso di eliminare le terze vale soprattutto per il maggiore. È fa sol re, quindi anche una seconda, una cosa molto vicina. Però quando mettiamo la fondamentale del basso, questo cluster di note non risulta così vicino, ok? Perché abbiamo questo, anzi un'ottava sotto ancora, e poi per il sol abbiamo un power, perché è prima e quinta. Sul quarto movimento entra questo do che, visto che lo suoniamo ad anello, va a diventare la nota fondamentale del do che si presenta, diciamo, al ritornello, che poi che ha questo. Ora faccio partire la base così la possiamo ascoltare. 2 3 4. Eccolo. E la cambiamo soltanto lì. Ok, quindi quando arriviamo dal sol, colgo l'occasione di questo esercizio, di questo esempio, per farti notare una cosa importante: che tu ti abitui ad avere un'indipendenza tra le dita che ti permetta di pensare una nota in levare o sul quarto movimento, mentre il basso lo cambi sul battere o perlomeno quando arrivi. Cioè, quindi è 1, 2, 3, 4. Ok? Altrimenti faresti questo. Cioè sul do nona diteggeremmo immediatamente anche il re, quindi no? Pronti per suonarlo. Invece no, questo dito si muove solo quando è ora. Quindi abbiamo il sol e il do, in quel caso, che continuano a suonare sotto, così come fanno sol e re successivamente. Ok, prova anche tu a eseguire questo arpeggio e a trovare altre soluzioni che utilizzano anche non per forza la sincope, mettendo il re al canto.